Buonasera, siamo qui all'Auditorium Teatro di Saviano, c'è l'intervallo della commedia Madama Sancerella della compagnia Omega di Cercola. Siamo qui con Antonio De Sena. Adesso chiediamo un commento su questo primo atto di questa commedia. La compagnia mi sembra affiatata e infatti è riuscita anche a vivacizzare un testo che non è dei più importanti di Scarpetta, soprattutto perché secondo me hanno fatto un lavoro di adattamento e quindi per questo insomma, mi sembra che la cosa stia riuscendo bene, infatti il pubblico si diverte e ride ed è sicuramente fatto bene l'adattamento. Qual è l'elemento che trovi più interessante in questa rappresentazione? No, forse non c'è un elemento in particolare. Potrei dire qual è l'attore che secondo me è più bravo degli altri. Ecco, quello che fa per esempio Felicio Sciamocca mi sembra molto addentro al personaggio, ma gli altri forse sono un po' caricati, quella che fa San Genel, anche l'altra ragazza, un po' caricati. Invece quello lì che fa Sciamocca mi sembra un po' più misurato e quindi più addentro appunto nella parte come ho detto prima. Il giudizio fino ad ora per questa rassegna di quest'anno? Io il primo non l'ho visto, no. Quindi sul primo non posso esprimere alcun giudizio. Diciamo che gli altri, il secondo, quello lì della compagnia Punto e Basta, quello mi è piaciuto molto, perché lì è stato fatto un lavoro di scrostazione proprio dei due testi, perché sono due atti unici di Peppino De Filippo. Un poco lento, Tony Marz, su cui la compagnia non ha fatto nessun adattamento e diciamo che mi è sembrato un po' datato il testo. Anche quella della volta scorsa mi è sembrato più o meno abbastanza simpatico tutto sia sia la messa in scena che anche l'interpretazione, tutto fatto in un certo modo. Teniamo presente che essendo compagnia di dilettanti amatoriali è chiaro che uno non può pretendere che ci sia un Marcello Mastroianni o altro. Allora, grazie Antonio e buon proseguio di serata. Grazie.